Amici del canale Malik Patrick, benvenuti in questo video del sabato, dove oggi andiamo a parlare nuovamente di Xinghi Chuan. E oggi andiamo a affrontare praticamente quella che è conosciuta come la Linking Form, che unisce praticamente lo studio che facciamo degli elementi. Nei video precedenti abbiamo visto lo studio della Shanti Shi e ovviamente i cinque elementi dal metallo al legno all'acqua al fuoco fino alla terra, che sono poi in realtà cinque tipologie di pugni con dei principi che vanno a creare poi sostanzialmente lo stile, perché lo stile è fondato tutto poi di base sulla posizione Shanti Shi che va effettuata correttamente. Studiando poi le varie forme, quindi le varie camminate, io le chiamo camminate degli elementi perché sono camminate che vengono fatte in, diciamo, in linea retta, poi queste camminate vanno comunque applicate. La Linking Form non è altro che un metodo per poter passare da un elemento all'altro, quindi iniziamo a costruire lo stile. Quindi sostanzialmente io vi consiglio di ascoltare questa video lezione, ci vediamo dopo ovviamente la sigla e andiamo a vedere come è praticamente la sequenza della Linking Form. Ovviamente del sistema da me interpretata, è la Linking Form di base ma ci ho messo qualche cosa di mio. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci qua di nuovo amici, grazie ancora per essere qui sul canale Malik Patrick ad ascoltare questo video di arti marziali. Oggi torniamo a parlare, come dicevo, di Xinghi Chuan e andiamo a completare praticamente quello che è la prima fase dell'apprendimento di questo stile, quindi che diciamo arriva alla Linking Form. Quindi andiamo a unificare tutti quanti gli elementi che abbiamo finora studiato in una forma codificata che poi diciamo è l'unica, anche se poi ci sono dei metodi, delle forme che sono metodi mischiate con gli animali dopo che si praticano quelle, che unifica e inizia a far muovere sostanzialmente lo stile. Di base abbiamo studiato, dicevo, la Shanti Shi, la posizione di base, che è la posizione fondamentale da dove noi partiamo, da dove tutto il nostro sistema si crea, e da qui andiamo a creare ovviamente gli elementi, ad esempio dal metallo, dal legno, dall'acqua, dal fuoco, ok? Dalla terra, quindi tutti quanti gli elementi vengono costruiti su questa forma, e su questa postura, scusate. La forma ovviamente unifica tutto quello che noi abbiamo studiato, perché diciamo dobbiamo pensare lo Xinghi non come uno stile con delle forme codificate, ma come uno stile che ha dei principi, come tutte le Neijia, le arti marziali interne, si basano sui principi che poi vengono applicati, il Pagua stesso ragiona in questo modo, e quindi di conseguenza andiamo a studiare il principio, quindi applicando ad esempio dei pugni o dei palmi e di conseguenza poi unendoli in una determinata forma. In questo caso è la Linking Form. Prima di iniziare questo video, ovviamente sospendo questo video, poi riprenderemo a settembre con gli animali, mi troverete magari con un'altra divisa. Perché dico questo? Perché dato che sto elaborando le nuove magliette con il logo, ovviamente, cambierò anche la divisa, quindi cercandomi di fare una divisa più personalizzata. Perché? Vi spiego. Perché dato che io pratico un fusion, questo ve lo spiego un attimino perché ci tengo a dirlo, non perché questa non mi piaccia, è stato un tentativo di mettermi una divisa, però per non sembrare ovviamente troppo un'arte marziale giapponese, perché poi magari si fa confusione, magari le persone pensano che cosa fai, ok? Io pratico un Kenshudo, che è praticamente un fusion, ok? Un sistema fusion di arti marziali che mischia le arti marziali occidentali, le arti marziali giapponesi, le arti marziali cinesi, che sono di base quello che io ho fatto. Quindi ho creato un mio sistema e un mio metodo di arti marziali e darò una divisa che sarà sempre di base bianca e da me rielaborata. Ora se prenderà più forma cinese o meno, questo non lo so, diciamo cerco di creare un qualche cosa, per il momento mi metto questa. In realtà per fare arti marziali serve soltanto la costanza, ragazzi, la divisa è soltanto una cosa con cui ci presentiamo, però per molte persone magari arriva il messaggio che io sono più orientato verso il Giappone o verso un'altra cosa. No, c'ho il mio sistema, il mio metodo di base, prende le fondamenta sui principi del Kung Fu, sui principi della spada, poi ho mischiato con le arti marziali filippine, arti a schermo occidentale, quindi diciamo si crea di base un fusion, un mio metodo di combattimento a cui voglio dare anche una mia figura, in modo che si capisca che quello è Kenshudo, se no non si capisce che tipo di stile è. Però voi lo sapete che questi sono tutti tentativi che io faccio anche di dare forma a uno stile che nasce come una base filosofica. Detto questo, torniamo a parlare di ovviamente di Linking Form.
Allora, oggi in questo video vi faccio vedere com'è la sequenza della linking form e poi riprenderemo a settembre con gli animali. Prima sezione della linking form. Iniziamo partendo dall'apertura di base, quindi l'apertura classica della linking form. Partendo, mettendo le mani palmo sopra il palmo, noi andiamo a aprire la stampistica. Poi vi spiegherò il perché di questa apertura. Primo movimento, bang, legno, facciamo il primo passo. Secondo movimento, ok, zuan, acqua, poi ancora legno. Ora, dal legno portiamo il movimento facendo il movimento inverso del leng, della terra, e poi ancora il fuoco. Ricordiamoci che ci troviamo quasi a 45 gradi, 30 gradi per la precisione. Ora, metallo, quindi da qui, metallo. Mentre il rodeo faccio questo movimento, ancora metallo, per poi fare la terra. E qua finisce praticamente la prima sezione. Rivediamo il movimento completo della prima sezione. Ora la seconda sezione della linking form. Iniziamo subito da dove ci eravamo fermati con la prima sezione, quindi noi ci eravamo fermati praticamente all'enga della terra. Da qui facciamo bang, legno, il drago, il movimento del calcio del drago quando giriamo la forma del legno, poi legno, legno, cambio di ritmo, doppio colpo e rifacciamo di nuovo il drago. E da qua legno. E terminiamo la forma come se l'avessimo iniziata dalla parte inversa. Vediamo praticamente la sequenza della seconda sezione. Abbiamo visto praticamente che la seconda sezione termina praticamente con il pugno sinistro nel movimento del legno, come se noi iniziassimo la forma dalla parte speculare, perché quando abbiamo iniziato la forma eravamo sul braccio destro. Da qui ora andiamo a vedere come è la terza sezione. È praticamente la parte speculare, quindi movimento del legno, siamo, poi passo indietro, mano, acqua, a 30 gradi, legno, tengo inverso, fuoco, dal fuoco metallo, mettere forse ancora metallo e poi facciamo di nuovo la terra. Hang. Questa praticamente è la terza sezione. Ora andiamo a vedere la terza sezione. Questa era la terza sezione, ora andiamo a vedere la quarta, che parte direttamente sempre dal movimento di hang, quindi quello che è il pugno laterale, ecco, mi metto bene l'inquadratura, da qui facciamo il legno, quindi calcio del drago, il drago da posizione, 1, 2, cambio ritmo, cambio passo e finisce qua. E questa è la quarta sezione praticamente della linking form. Andiamo a vedere la quarta sezione. Terminiamo praticamente la forma con la quinta sezione. Abbiamo fermato ovviamente la forma, la sequenza da linking form, di nuovo a bang,
Da qui facciamo lo stesso movimento che abbiamo iniziato a fare quando iniziavamo la forma, tornando sempre indietro, ma invece di passarlo sotto, lo Zwan questa volta passa sopra. Ok, da Zwan nuovamente facciamo qui, qui torniamo in Santi Sci, guardiamo per l'orizzonte e richiudiamo praticamente la forma del linking form. Andiamo a vedere la quinta lezione di chiusura. Amici cari, questa era praticamente la sequenza delle linking form. Ve la faccio rivedere tutta quanta di seguito e poi ci vediamo tra poco. Quella che abbiamo appena visto è la sequenza completa della linking form. Ovviamente quando si fa la sequenza completa a livello esplosivo tanti movimenti possono sporcarsi. L'importante è che l'allineamento sia sempre interno, quindi che ci sia continuità nel movimento, esplosività e il principio della liberazione del corpo, ok? Quindi anche se magari ad esempio quando uno fa il metallo viene più giù, invece magari viene più così, non fa niente, non succede nulla, perché se in quel momento c'è stato concerto di colpire, va bene, basta che il principio sia applicato correttamente. La linking form, la sequenza, sono una serie di principi concatenati di movimenti, ok, che naturalmente in una sequenza veloce vengono sporcati, mentre se fatta ovviamente lenta, la linking form appare ovviamente più pulita. È un po' il concetto di portare la macchina lenta e la macchina veloce. Ragazzi, fare la linking form a livello esplosivo, continuativo, senza mai fermarsi, quindi a livello dove i movimenti sono fatti correttamente e allo stesso tempo continui, non è facile, perché mischiare poi gli elementi diventa un po' complicato, ovviamente occorre impararla a sezione. Detto questo, volevo aggiungere una cosa sola: quando avete visto il primo movimento, io ho fatto due volte Zwan, una volta Zwan, una volta nell'altra parte, e la terza volta in chiusura, la terza volta passa sopra, quindi c'è il tiro e passa sopra. Nelle prime volte, nelle prime due parti, quindi nella prima sezione, nella terza sezione, lo Zwan passa sotto facendo poi questo movimento per poi partire con Bang. Ok, quindi nell'ultima parte passa sopra per poi dare vita al P e ovviamente concludere la forma del linking form. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Se avete domande ovviamente e approfondimenti, li farò in dei video successivi dove approfondirò linking form, e fatemelo sapere nei commenti magari per delle posizioni. Noi ci vedremo direttamente a settembre con lo Xinghi, quindi non mancate, inizieremo direttamente con gli animali e mano a mano che comunque riapro poi tra un animale e l'altro vi metto delle nozioni, perché gli animali riprendono molti movimenti praticamente degli elementi. Detto questo cari amici, vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, aiutateci con la crescita, quindi stiamo salendo sempre di più. Vi auguro ovviamente un buon weekend e ci vediamo direttamente mercoledì prossimo per un nuovo e nuovissimo video. Detto questo, grazie a tutti da Malik Fatih, un saluto.